bisogno di te. Sì, abbiamo bisogno d'amore. Tutti, tutti, sì, e io ho bisogno di te. Eccoci qua, bentornati, bentornati a Telethon. Oh, quasi ce la facciamo arrivare a 28 milioni di euro. Sì, l'ho detto, l'ho detto. 28.908.000, mi raccomando, 45510, continuate a donare. Non ci tradite mai voi, no. Bravi. Noi siamo qua intanto con il grande chef Andrea Palmieri, che tutti conoscono perché lui cucina anche in molti programmi televisivi. Eccolo qua. Ed oggi è qui per Telethon. Qual è la particolarità di tutti questi dolci meravigliosi che ci hai portato e che ci hanno già fatto ingrassare di 2 kg? Allora, solo a nominarli. Allora, questi sono dolci, diciamo, adatti a tutti. Hanno un ottimo sapore, quindi sono per tutti i palati. Però fondamentalmente questi dolci sono adatti per chi segue una particolarmente particolare via dietetica nutrizionale. Quindi in questo caso per chi fa uso della cosiddetta dieta chetogenica. Che poi, okay, non è la chetogenica che fanno le signore a casa, no, per mettersi, ecco, il costume, ma è una chetogenica che fanno dei bambini che hanno una malattia rara particolare, che possono mangiare solo quelle cose, solo in quella quantità. Esatto, è una dieta terapeutica. Equivale a una medicina per loro. Esatto, le ricette che tu hai fatto ce le ha proprio presentate, ce le ha date, te le ha fatte usare, sì. Alessandra Camerini, che è qui con noi. Alessandra. Che è la mamma di Lorenzo. Ecco, e queste ricette le può mangiare Lorenzo, deve mangiare solo le ricette fatte in questo modo, che segue questa dieta chetogenica. Ci spieghi meglio? Certo, Lorenzo ha una malattia genetica metabolica rarissima che si chiama sindrome da deficit di glutuno. È una malattia che compromette il trasporto del glucosio dal sangue al cervello. Okay. E quindi di fatto, se immaginate il cervello, per cui il carburante fondamentale è il glucosio, il cervello di Lorenzo è come una macchina che non ha il combustibile. E da qui tutti i problemi che derivano alle crisi epilettiche, un ritardo cognitivo, un disturbo del movimento, una distonia, certo, e così via. Non esiste farmaco. Non esiste purtroppo una cura, ma esiste un trattamento, che è proprio la dieta chetogena di cui ci parlava lo chef Andrea poco fa. Sì. E cosa succede con la dieta chetogena? Il cibo è proprio un farmaco, Simona, come dicevi. Sì. Quindi i medici ci danno con precisione la quantità di carboidrati, grassi e proteine che il bambino deve mangiare, diminuendo drasticamente i carboidrati, aumentando tantissimi grassi, fino all'80%. E quindi di fatto il corpo entra in uno stato metabolico particolare che fa sì che vengano prodotti questi chetoni, da cui il nome, certo, e che fanno da carburante alternativo al cervello di Lorenzo. Quindi proprio il cibo che diventa farmaco. Ma le elaborate tu, vero, queste ricette? Sì, le ho queste elaborate le ricette, io, sì. Esatto. Che brava! Bellissime, no, guarda, veramente, sì, brava, veramente, veramente ottime ricette. Qual è il dolce che piace di più a... A Lorenzo, intanto tu così ce li descrivi questi, sì, dolci. Guarda, Lorenzo mangerebbe tutto il giorno qualsiasi cosa, è un mangione. Purtroppo però non può farlo, proprio perché, come dicevate, deve mangiare solo quello che gli danno i medici e nelle quantità date dai medici, né un boccone di più né un boccone in meno. Cioè, se lui non ha più voglia non può lasciare, no, non deve può, finire. Deve finire tutto, e viceversa, se invece ha ancora fame non gli posso dare nient'altro. È proprio il cibo che diventa farmaco. Io dico sempre, il cibo è vita per tutti, sì, però per Lorenzo è ancora di più, è questo proprio. Proprio la dieta e vita. Certo. Fantastico. Andrea, sono, sì, diciamo, dei cibi per tutti? Sì, fondamentalmente sì, come dicevo sono ottimi. Allora, addirittura questi qui sono anche stati formulati per chi è intollerante al glutine, perché qui non abbiamo farina di tipo glutine. Questa al cioccolato pazzesca, questa è clementina, cos'è? Questa è una bellissima ricetta, io l'ho mangiata. Sempre ottima. Tu, Alessandra? Sì, sempre sua. Come si chiama? Clementina. Un incrocio tra, sì, una torta clementina, perché dentro vengono messi i clementini che qui vedete. Ah. Esattamente. E qui addirittura, siccome sono biologici, li abbiamo frullati dentro, ne abbiamo frullato uno dentro. Ah. Ma devo dire che ha un grandissimo sapore, è fatto con, chiaramente, qui del cioccolato fondente all'85%. Okay. Ricordiamo che non possiamo assumere zuccheri, quindi eritritolo, che è un dolcificante naturale. Okay. E questa è la stessa cosa, l'ho fatta a plum cake, sarebbe carino. Vedi, l'ho riempito con un po' di crema al mascarpone, è un'ottima merenda. Anche la crema al mascarpone. Attenzione, crema al mascarpone, eritritolo e, certo, e uova intere, le uova intere biologiche, certo, allevate a terra. E per quanto riguarda queste chiare, invece sono mandorle e nocciole, chiaramente
ovviamente sono bilanciate sempre per la dieta, quindi certo, okay, perché va pesato tutto al grammo, vero? Esatto, esatto. Sì. E eritritolo e uova, e qui la particolarità è la crema di cocco, che può essere sostituita con panna al 35%, al 35%. Beh, pensate però alla forza di una mamma che si inventa tutte queste ricette meravigliose per poter far mangiare al figlio i dolci che mangiano gli altri bambini, esatto, però fatti magari in maniera un po' diversa. Anche la panna cotta, che è molto accessibile e facilissima da fare in casa, questa è panna e eritritolo, e poi viene scaldata e poi viene messa in frigorifero e si forma queste frutti di bosco. Caro Andremo, me lo segno perché sì, qui è anche per noi, non è male assolutamente, ma sentiamo la storia di Lorenzo, che al di là di essere veramente un paraninfo, lo chiamerei così, paraninfo, cioè una forza della natura, è anche un bel golosone, vediamo. Manamana. 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 Lori, fammi lo sguardo che conquista. Manamana. Mamma, questo conquista tantissimo. Faccia normale. Scusate, scusate, io sono stata abbagliata da una luce pazzesca. Che cos'è questa luce? Dillo. Lorenzo. Sono le? Scarpe mie. Le scarpe sue che si illuminano, ragazzi. Sta illuminando tutto lo studio, Lollo. Senti, Lollo, abbiamo visto, questa è una cosa un po' intima, scusaci Simona, lo sguardo che conquista, me lo fai vedere, guarda là, facciamo lo sguardo che conquista. A me mai conquistata, ma già da tempo mai conquistata tu. Come stai? Bene. Hai scritto la lettera a Babbo Natale? Sì. E cosa gli hai chiesto? Il libro Pokémon. Il libro Pokémon. I giochi di mais. Ok. E i peluche. Di cosa? Di quale animale? Di cane? Gatto? Un cavalluccio. Poi un Pokémon di peluche ti piace? Sì. Io lo so che i Pokémon ti piacciono. Sì, ma tu hai scritto a Babbo Natale, guarda però Babbo Natale che io sono stato buono, me li devi portare i giochi. Un pochino. Non sei stato tanto buono? Perché litigo un po' con mio fratello. Lo so, io l'ho conosciuto tuo fratello dietro, però litigate ogni tanto come tutti i fratelli, però sì, vi volete tanto bene. Sì. Da adesso fino a Natale non devi litigare più, sennò Babbo Natale, come dico ai miei nipoti, non li porta i regali, eh? Ah, no? Cioè, lui passa fuori dalla finestra e vede dentro i bambini cosa fanno. Se sono buoni, dice vabbè, allora glieli porto. Guarda che Paola è una nonna con il pedigree, quindi ecco, è una nonna con il pedigree. Alessandra, grazie a questa dieta chetogenica, che progressi hai visto in Lorenzo? Guarda Simona, quando abbiamo cominciato Lorenzo aveva anche 60 crisi epilettiche al giorno, non riusciva neanche a tenere alzata la testa, e così ci hanno fatto la diagnosi e abbiamo cominciato subito. Io ero terrorizzata perché sai, un conto è dare a tuo figlio un farmaco di cui i medici ti danno la posologia e le indicazioni, invece pensare che salva vita per tuo figlio, qualcosa che devi fare tu con le tue mani, che deve essere privo di errori in ogni singola pesata, in ogni singolo passaggio culinario. E la dieta però ha portato i suoi benefici subito, quindi le crisi sono sparite, Lorenzo ha iniziato a alzare il collo, a stare seduto, poi a gattonare. È ovvio che sono tutte tappe che gli costano tanta fatica e tanto impegno, ma lui è fortissimo, si impegna tanto e soprattutto abbiamo una rete intorno a noi meravigliosa di medici, di amici, di insegnanti, di terapisti, perché lui è proprio un catalizzatore d'amore, quindi sì, insomma le persone... Vedi, vedi che fa lo sguardo che conquista, certo. Vedi che lo facciamo insieme, Vedi? Sei più bravo tu però. È vero. La dieta ha portato subito i suoi benefici, però è inutile negarlo, la dieta ci sta anche togliendo la vita, perché è veramente impegnativa dal punto di vista dell'inclusione, del mantenimento e in termini di tempo e di organizzazione anche familiare. Sì, voi non è che potete decidere all'ultimo momento di fare una cosa, se tu non hai preparato il suo cibo pesato non lo potete fare. Non si può, e quindi noi speriamo in una cura, non in un trattamento, sì, e speriamo che la ricerca di Teleton ci aiuti a migliorare la qualità di
di vita e ci aiuti a costruire un futuro per questi bambini. Assolutamente. Quindi è importante la ricerca, quanto mai fondamentale. Assolutamente. Eh? Esatto. Vuoi fare tu l'appello, Alessandra? Dai, guarda la telecamera, parla con tutte le persone che ci seguono a casa, che sono generosissime. Infatti siamo quasi arrivati a 28 milioni. Non Vai. Ci tradite mai, manca ragazzi, poco, mi manca raccomando. Poco, forza! Io penso che come esseri umani abbiamo la responsabilità di ogni altro essere umano e abbiamo la responsabilità di non lasciare indietro nessuno. Qualche giorno fa ho sentito un papà, Paolo, che diceva: e se fosse successo a tuo figlio, tu cosa avresti fatto? Ecco, io penso che abbiamo il modo di rispondere a questa domanda con un aiuto concreto, un piccolo aiuto facendo una donazione. Quindi donate al 45510, sostenete la ricerca che può migliorare la qualità di vita e dare un futuro. Grazie, grazie ad Alessandra, grazie Lollo. Io posso avere un bacio prima che te ne vai? Sì. Se ti va, sì? Grazie amore. Grazie. È un tesoro, Magari ci vediamo presto, no Lollo? Fammi lo sguardo. Lo sguardo che ci hai già conquistato, conquisterai nella tua vita un sacco di persone. Andiamo, grazie, da Paolo Belli. Andiamo. Grazie.